abbiamo preteso questa sera una presenza, e che presenza, dalla redazione della Gazzetta dello Sport dopo il tweet, l'ennesimo, di Vandanara, vergogna, e ce l'aveva con la Gazzetta dello Sport contro i giornalisti. Quindi Vanda, se ci stai seguendo in diretta su Sport Italia, ti diamo un posto da accusare Nino Minoliti della Gazzetta dello Sport contro Vandanara. Buonasera, buonasera. Non te la puoi prendere con le donne? No, ma io non. Io per, diciamo, per carattere non ce l'ho mai contro nessuno, quindi. No, ma ce l'hanno loro con te. Ma sai, Michele, quando i giornalisti, tu sei abituato, insomma, quando c'è qualcosa che non funziona, o i giornalisti ti hanno frainteso, non hanno capito male, o ce l'hanno con te. Insomma, diventano, come dire, un bersaglio facile. Eccolo, ecco. Allora, vergognoso, 4 punti esclamativi. La Gazzetta è partner dell'Inter, continuare a dire queste cazzate è ancora più pericoloso. Però la verità è sempre solo una, punto, 2 punti esclamativi. Però, la replica della Gazzetta. Allora, ti rubo subito 5 secondi, vai. Rapidissimamente. E lascio alla libera interpretazione di chiunque questo ragionamento. La Gazzetta storicamente ha tra i suoi principali acquirenti il pubblico interista, ok? Cioè, il pubblico interista si rivolge al nostro giornale da sempre, storicamente, come un giornale di riferimento. Ma secondo te ci può essere un direttore, un dirigente, un qualcuno della Gazzetta che sia così sprovveduto da volere il male dell'Inter o di un suo giocatore o di Cardio, di questo o di quell'altro? Cioè che possa prendere... Allora io dico, attenzione, non scarichiamo sempre sugli altri magari qualche scelta non esattamente felice che facciamo noi. Io penso che, anzi sono sicuro che Vandanara voglia il bene di suo marito, lo do per scontato, però non sempre nel perseguire un obiettivo del genere magari uno azzecca tutte le mosse. Io penso che lei, dal punto di vista, diciamo, della sua figura di agente, teniamo presente che Vanda è un personaggio che riassume in sé parecchie figure, perché è la moglie di Cardi, è la sua agente, è un influencer, è una persona molto attiva sui social, è una donna di spettacolo. È un'opinionista televisiva e tante cose, forse troppe cose. Allora, a me da piccolo mi dicevano non voler fare troppe cose, cerca di farne poche, ma cerca di farle bene. Allora, tu sei stato chiarissimo, poi mi devi dire soltanto, visto che sei uno dei possiamo dirlo giornalisticamente, è uno dei personaggi più influenti all'interno della Gazzetta dello Sport, questo, tu non parlare, parlo io per te. Comunque sappiamo, la firma di Nino Minoliti è una delle più prestigiose della Rosea, però io vorrei anche una replica, tra virgolette, anche ufficiale. Ci può essere una replica, perché la Gazzetta continua a subire botta a destra, botta a sinistra, su da questa vicenda Icardi. No, ma la Gazzetta, la Gazzetta non ce l'ha con nessuno. No, però ti devi difendere. Allora, non tu, ma, tu no, ma no, ma allora io il mio giornale lo difendo. Vergognoso queste cazzate, cioè allora, parole usate da Vandanara. Le parole, vabbè, lasciamo perdere i termini, insomma, più o meno felici. Ecco. Ma io il mio giornale, ti ripeto, credo di difenderlo facendo capire che il mio giornale è un giornale che cerca di informare la gente innanzitutto, che non ce l'ha con nessuno. Questo è l'articolo della discordia. Sì, e tantomeno non ce l'ha con nessuno, e tantomeno ce l'ha con Icardi o Vandanara. Però valuta. Deve giudicare, perché il ruolo di un giornale è anche di esprimere un giudizio, cioè io non mi ergo e il mio giornale non si erge a giudice di nessuno, però deve valutare, ha il diritto di valutare le azioni, i comportamenti che compiono chiunque abbia a che fare con il mondo dello sport. Non è solo questione di Vandanara o di Cardi o di Raiola o di Donnarumma, quante polemiche ci sono state in passato anche in altre situazioni delicate. Il mio giornale ha preso posizione, ma non è che ce l'ha perché dice, ma ce l'ha con questo, ce l'ha con quello, ha detto una bugia. Noi cerchiamo di informare per quella che è le nostre conoscenze, come fanno tutti i giornalisti del mondo, come fai tu, come fa Alfredo tutte le sere che siete qua, cercando, diciamo, di essere, sforzandosi di essere più onesti intellettualmente possibile. Poi La forma può anche capitare nella vita, non si può, nella vita a volte non si può piacere a tutti, pazienza. Vabbè, certo. Pazienza. Però la cosa che sorprende, poi arrivo subito da te Alfredo, come sempre la scaletta noi la facciamo, poi facciamo tutto il contrario. Volevamo partire con la Juventus, ci arriveremo tra poco, però la presenza della Gazzetta dello Sport con Nino Minoliti ci porta all'attualità sul caso Icardi. Alfredo, arrivo subito, però il problema è che ogni volta la vicenda Icardi, quindi mi riferisco a Vandanara, sì, arrivano sempre da voi.
perché come se ci fosse qualcosa in sospeso, cioè qualcosa che noi non sappiamo. Non lo so, e poi no, era ma guarda, con ma Padovani che ha fatto il direttore per tanti anch'io anni. Anch'io me lo sono chiesto. C'è qualcosa che non sappiamo. Anch'io me lo sono chiesto. Credimi, me lo sono chiesto anch'io, non è che te lo dica così per fare un po' di melina. O... Me lo sono chiesto, ma io penso che possa essere anche magari il preconcetto, cioè magari uno crede che uno ce l'abbia con lui, si fa tutta una sua costruzione mentale e pensa che, ma ti dico, non è assolutamente così, non esiste. Cioè, il desiderio di un giornale, oltre il primo desiderio è quello di informare in modo corretto. No, il primo è vendere. Allora... Io dico una cosa, che se tu informi in modo corretto e onesto, poi vendi. Perché alla lunga i bluff si smascherano da soli. Certo. Ecco. Quindi il primo dovere di un giornale è quello. E quindi poi, chiaramente, ti ripeto, non si può piacere a tutti. Ma non ripeto, potete fare una bella intervista esclusiva a Wanda faccia a faccia, un qualcosa, e così capiamo che... qual è il problema tra Wanda Nara e la Gazzetta dello Sport. Ma guarda che ma è una cosa recente questa qua, perché prima... Ti dico, è una cosa che adesso non vado a mente, ma che può essere venuta fuori, diciamo, nell'ultimo mese, perché io mi ricordo Wanda, col nostro giornale ha sempre avuto rapporti ottimi. È cambiato qualcosa. Di zero problemi, ma zero. E nulla sul caso Icardi, il caso Gazzetta, il caso Wanda, poi andiamo anche dagli altri ospiti, ovviamente da Giancarlo Padovani, che dei giornali li ha diretti per tantissimi anni. E nulla. No, ma la forma è una forma che noi abbiamo il diritto dovere, come dice Nino, ma pensa se per ogni cosa ci dicessero ma questa è una cazzata clamorosa, ma forse l'ha fatta lei e non senza forse, a parte che non mi è piaciuto molto il suo intervento di qualche giorno fa, lacrime comprese su una cosa che ha creato lei. E la cosa che mi fa più pensare è che indipendentemente dalla fascia, Mauro non abbia preso le distanze su una cosa che ha creato lei, raccontando delle storie di spogliatoio che, come ci hanno sempre insegnato, lo spogliatoio è sacro e a maggior ragione. Quante volte noi recepiamo, ci raccontano delle cose di spogliatoio e contiamo fino a 100 prima di dirle, perché comunque vai fuori da quella che è la sacralità delle quattro mura o delle sette mura, fai tu quante siano, non è un problema questo. Invece lei ha fatto saltare il tappo parlando di cose che per me non avrebbe mai dovuto raccontare, quindi lei dovrebbe fare un passo che al momento ancora non fa. E poi ti ripeto, se non condividi un pezzo ci sono modi e modi, il suo modo per me è un modo formalmente e non formalmente, ma sulla forma credo che potremmo andare a ritroso e troveremmo tante situazioni simili, purtroppo. Vado avanti. Ma io non so francamente cosa voglia Wanda Nara, cioè è quella, come ha detto Alfredo, che ha provocato tutto questo macello, perché è un macello e i giorni a seguire lo confermeranno, a venire lo confermeranno. È stata lei ad andare in televisione a dire cose che da agente non avrebbe mai dovuto dire, e cioè è andata a dequalificare i compagni di squadra di suo marito, dicendo che servivano dei giocatori più bravi a dargli 4 o 5 palloni perché facesse gol e non era prioritario il contratto. Beh, queste cose sono di una gravità straordinaria. Io non so dove Wanda abbia fatto pratica per essere agente di Icardi, mi immagino da nessuna parte, perché la sprovveduta è lei, quella che finora ha detto delle bugie o ha assunto degli atteggiamenti di ambiguità, è lei, è quella che pagherà delle conseguenze, non sarà lei ma sarà suo marito. Avrebbe dovuto piangere Icardi in diretta. L'avrebbero dovuto inquadrare e avrebbe dovuto piangere per dirle cose. Ma come hai fatto a raccontare queste cose, che sono delle cose che comunque tu le sapevi, non dovevi neanche... A me non interessa come sia diventata agente, perché sono diventati in tanti, tu sei meglio di me agenti, poi prima li fai diventare agenti e poi ripristini delle regole, quindi agenti sono tutti, 007, agenti immobiliari, agenti di calciatori, sono diventati tutti agenti nell'ultimo periodo, perché c'è stata una liberatoria che ha fatto andare tutti in mare aperto, ma sarebbe stato Icardi autorizzato a piangere in diretta per una cosa gravissima su situazioni raccontate e situazioni che avrebbe dovuto blindarle, e mai me, perché è stata lei a mettere in difficoltà lui. Però poi in Italia che succede? Che le cose le ribaltiamo ed è colpa di qualche altro. La situazione l'hanno fatta loro due,
Ma questo è talmente evidente che non esiste un avvocato o qualcuno in grado di spiegarci il contrario. Perché se tu racconti in qualsiasi spogliatoio fuori quello che succede dentro e sei il capitano, l'altra volta abbiamo detto la società è intervenuta anche tardi. Sì, è intervenuta tardi, ma è intervenuta perché, come hai detto tu, Icardi non ha preso quelle distanze dalla moglie come avrebbe dovuto. Ora qui c'è non un conflitto di interessi, ma una confusione enorme. Cioè lei quando parla, parla in quanto moglie di Icardi, parla in quanto agente, parla in quanto opinionista televisiva, donna di spettacolo. In ogni caso, chi ha raccontato alla stampa che Icardi era, cioè che l'Inter voleva vendere Icardi alla Juve? L'abbiamo raccontato noi, no, l'ha detto lei. E allora questa cosa o non è vera oppure l'ha rivelata lei. E queste stupidaggini che scriverebbe la Gazzetta, quali sono? Io leggo la Gazzetta come altri giornali sportivi, il Corriere dello Sport, Tutto Sport e altri giornali tutti i giorni, e non ravviso, non vedo nulla di nefasto né di non vero. E se per caso, ove mai ci fosse quell'articolo che è stato inquadrato prima, e cioè il caso in cui Vanda dice non giocherà mai senza la fascia, non fosse vero, va bene, è una posizione da rettificare. Vabbè, ma non è successo niente. A parte che non era neanche un virgolettato, ma non era un virgolettato. No, oltretutto non era un virgolettato. È un'interpretazione che i cronisti di qualsiasi giornale, prima di scrivere una cosa, la verificano 80 volte. Poi può essere che due volte su 80 non sia vero. Non è che appunto c'è un virgolettato. Detta le condizioni, ma non è due punti virgolette. Non tornerebbe. Sì, ma dai, stiamo parlando del nulla. Quindi al massimo fai un tweet e dici: non confermo quello che ho letto sulla Gazzetta. Boom, però poi esagerare non va mai bene. Simone Marchetti, poi andiamo anche da Bortolomuti e torniamo su Minoliti, che rappresenta questa sera la Gazzetta dello Sport a Sport Italia. Ma avete detto molte cose che condivido in pieno, soprattutto il fatto che la signora Wanda probabilmente fa troppe cose, rischia di perdere poi la retta via, perché è chiaro, è impegnata su più fronti, mettiamola così. A me è una cosa che hanno sempre insegnato, anche se io magari di tattica non capisco nulla essendo una donna. Tu volevi dirlo come già dal camerino esatto, Alfredo mi conosce, sa che non potevo dirmi questa cosa. Allora, di tattica non capisco niente, però una cosa che mi hanno sempre detto i giocatori è che quello che succede nello spogliatoio resta nello spogliatoio, un po' come Las Vegas. Per fortuna non tutto, qualche volta qualcosa veniamo a saperlo, sì, ed è gustoso raccontarlo. Quello sì, però non ci sono però le cose che ha detto la signora Wanda sarebbero dovute rimanere all'interno dello spogliatoio. Però mi ricordo che quando Schillaci tirò uno zoccolo in testa a Baggio e Baggio uscì sanguinante, inavvertitamente una signora, moglie di un giocatore, raccontò la cosa. Gazzetta di allora ci fece un bel titolo. Ma d'accordo, per carità. Però che la moglie di un calciatore, che in quel caso fa la moglie di un calciatore, diventa procuratrice, tutto quello che vuoi, vada a raccontare in diretta televisiva determinate cose, queste cose non si fanno, anche perché nello spogliatoio poi non te le perdonano e poi succede quello che succede. Esattamente. Portalo Mutti, adesso. Guarda, la situazione è, dico, si può tornare indietro. Ti voglio fare questa domanda, sì. Poi, ma si può tornare indietro adesso, ridiamo la fascia ai Icardi, rinnoviamo il contratto, se no mi sembra una roba... Allora, guarda, io ti dico, mai come ora sono convinto che l'Inter ha perso del tempo per fare questa scelta. Forse doveva farla prima. Per me, chiudo poi in due parole, Icardi deve mettersi i pantaloni, diventare un uomo vero. Ma il discorso sessista? No. Sai, i sessisti... No. Mettere i pantaloni, sono in difficoltà. Entrare negli spogliatoi, mettersi a disposizione della società e fare il giocatore come si deve. E dire a sua moglie e non entrare in merito più di tanto alle mie vicende professionali, fai l'agente, il contratto, cioè, poi le vedremo a fine giugno quello che succederà. Io devo pensare a giocare e dare una mano a questa squadra che ha degli obiettivi. Ma se pensasse così avrebbe già detto: prendo le distanze da mia moglie. Questa non è la cosa fatto. Che non ha mai fatto. Lui non cambierà, io ti dico. Ho detto, e deve mettere i pantaloni, direttore, per essere anche un pochino virile. Virile. E non li mette, adesso non è un'offesa non mettere i pantaloni, è una metafora, no, ma non li mette, perché altrimenti questa storia l'avresti risolta in 5 minuti.
Sì, cioè noi siamo qui noi stasera a parlare di una cosa che nessuno tra loro due ha intenzione di chiarire, perché se l'avesse chiarita lui, penso che l'Inter avrebbe apprezzato e comunque lui avrebbe detto, Caravaggio, io ti ringrazio molto perché capisco il momento, però io prendo le distanze da questa cosa qui perché hai raccontato delle cose che appartengono alla sacralità di un discorso mio con i miei compagni. Poi c'è stato il like di Brozovic quando l'Inter ha fatto, preso quel tipo di decisione, perché dentro lo spogliatoio si era spaccato evidentemente qualcosa nei rapporti. O lo fa il giorno dopo, non lo fa più, quindi pantaloni o non pantaloni. È una roba ormai per me archiviata, dobbiamo capire il resto, cosa accadrà per quanto riguarda il resto, ma questa cosa qui ormai, se quando passano le famose 24 ore di una rettifica, non la fai più e si sentono entrambi dalla parte della ragione. Adesso perché la entrambi situazione... in questo... Vai Alfredo, scusa. No, finito. Adesso la situazione può solo peggiorare, perché che cosa vuol dire che l'Inter fa la visita medica a Icardi oggi? Infatti, o domani? Perché? Perché non crede più a quello che dice, non crede che abbia male al ginocchio, dice mi stai prendendo in giro, stai prendendo tempo, di giorno in giorno questa situazione peggiorerà. Però la situazione è proprio grave, perché oggi non c'è una via d'uscita. È passata una settimana, ne passerà un'altra, arriveremo alla fine del campionato e comunque qualsiasi cosa tu faccia, in questo caso l'Inter, sbagli. Perché se rinnovi hai accettato le condizioni, tra virgolette, i ricatti di Vanda, non rinnovi, perdi il calciatore tra un anno e comunque in estate lo devi dar via. È una situazione dove oggi l'Inter è... Vediamo chi prende i due centravanti, no? Deve prendere cosa? Perché non deve acquistare in due... Vediamo chi prende i due centravanti, perché vorrei vedere il club che porta a casa due contratti, quello di Cardi e quello dell'altro centravanti, sua moglie. E voi dire chi? Mi interessa capire se devi che acquisti due centravanti. Muore a tempo il bacino. D'accordo, seguiremo il capitano, però faccio un esempio, Florentino Perez, no? Dice adesso devo trattare e poi dopo 5 minuti sui muri del Bernabeu c'è scritto quello che succede dentro? Come siamo messi? Ma infatti cioè, in Spagna... di cosa abbiamo bisogno? Andiamo su un altro, il Manchester United potrebbe essere una soluzione perché Lukaku andrà via, ma pensa in Inghilterra, devono prendere due centravanti, vediamo chi prenderà due centravanti. Allora, in Spagna dicono che uno dei motivi per i quali potrebbe saltare l'ipotesi Real Madrid è proprio per la presenza della signora Wanda, che all'interno della società non è vista benissimo. Ha ragione Alfredo quando dice il rischio che questa poi porti fuori le cose, che è un po' lo stesso discorso che viaggia anche a livello di Juventus, perché molti dicono nello stile Juventus la signora Wanda non c'entra nulla. Tanto Zanga ha detto alla Juventus mai. Ma tu mi insegni. Ha detto, no appunto, lo dico e lo ripeto, ha detto alla Juventus mai, siccome di mai, non farò mai questo, non andrò mai da quella parte, non farò mai quest'altra cosa, poi a distanza di mesi abbiamo visto crollare certezze, il castello del mai. Nino Minoliti della Gazzetta dello Sport, si parla tantissimo anche di quella che è stata la reazione dei tifosi e non so se ci sono gli exit poll, ci sono le percentuali, non siamo in politica, non siamo alle elezioni, però un 80-90% del popolo nerazzurro si è schierato apertamente con Marotta e con la società. Sì, è vero, abbiamo fatto anche noi un sondaggio nei giorni scorsi e un'ampia maggioranza aveva dato ragione alle scelte della società. Sai, adesso stavo chiacchierando, scambiando qualche idea col mister, vedi, a volte la fiction, diciamo la finzione aiuta la realtà, a volte spesso è il contrario, ma a volte, adesso mi veniva in mente un film di Oliver Stone, Ogni maledetta domenica, non so se voi l'avete mai visto, un film bellissimo dedicato al football americano, dove c'è un giocatore, un quarterback emergente, che a un certo punto acquista una tale importanza per quello che fa da ritenersi, diciamo, superiore alla squadra, pensa solo al suo contratto, eccetera, eccetera. I compagni non lo so isolano. Cosa dirvi davvero? E in questa situazione si arriva alla partita decisiva, quella che vale per tutti, vale per la squadra, vale per lui, vale per tutti. E quindi tutto il peso ricade su questo ragazzo che dice un momento. Ora noi o risorgiamo. Esatto, come squadra. Come squadra. O moriamo come uomini. E allora che succede? Che questo ragazzo entra, va dai suoi compagni e dice signori, fa una battuta, come dire, ho sbagliato, riazzeriamo tutto, vi chiedo scusa e si riazzera tutto. E da quel momento ricominciano a giocare lui per la squadra e la squadra per lui. E poi il film, vabbè, ha le sue vicende. Qui questa fase non c'è. Allora secondo me, questa fase non c'è. Paradossalmente, il modo per uscirne è facile.
È difficilissimo, ma è anche facile. Icardi va nello spogliatoio dei suoi compagni, chiude la porta e dice: signori, sono qua, ricominciamo da capo, azzeriamo tutto, vi chiedo scusa per quella che è la mia parte. No, io penso che sia un po' tardi. E io penso che sia un po' tardi, perché non c'è peggio. No, hai ragione, Alfredo, su questo, Alfredo, ricordando anche il film. Alfredo, c'è sempre un limite anche a sistemare le cose. C'è sempre un limite. Sempre, quando c'è la volontà, di farlo. Non c'è la volontà, è acclarato. E proprio perché, mister, non c'è la volontà, se tu una cosa la fai forzata, premesso che per me non la farà, è come se non la facessi. Quindi per me ormai, cioè, anche perché la società, prima di prendere una scelta del genere, qualsiasi società è andata a sondare, non a tastare il polso dentro lo spogliatoio. È una decisione troppo delicata, che parte dall'alto alla stanza dei bottoni, ma passa attraverso gli umori interni, e gli umori interni non erano buoni. Adesso o la risolvi subito e tagli la corda subito, cioè proprio la tagli subito, 20 minuti dopo, oppure per me adesso non ha un senso. Però vedi, Alfredo, volevo solo aggiungere una cosa, ma eventualmente di fronte a una cosa di questo tipo, cioè lui si presenta e dice: chiedo scusa, e si riazzera, resettiamo. Questo vorrebbe dire che gli ridanno la fascia di capitano? No, allora io siamo al ridicolo. Io non penso che gliela possano ridare, e nella mia visuale non dovrebbe neanche chiedergliela lui. Esatto. Casomai se la dovrebbe riconquistare, che è un altro paio di maniche. Io non, cioè, secondo me Alfredo ha detto una cosa esatta, e la vicenda sembra essere andata troppo avanti, però attenzione, il campionato ancora, per quello che rappresenta per l'Inter e per quello che rappresenta di conseguenza anche per Icardi, cioè c'è ancora parecchia strada da fare, non mancano 3 o 4 giornate e tutto è deciso, no, c'è il campionato, almeno un terzo posto da salvaguardare, c'è un'Europa League da giocare. Ci sono delle situazioni che giovano all'Inter, ma giocano e giovano anche per Icardi, anche per il suo futuro. Tornando a quel famoso film, quel giocatore poi alla fine andò via da quella squadra, però si trattava di finire bene lì, cioè di ricominciare lì. Allora, io dico, se uno è un professionista, e di questo stiamo parlando, perché alla fine questo è il professionismo, secondo me c'è tempo ancora per sistemare, se c'è la volontà di farlo. Allora, Icardi deve guardarsi dentro se stesso, non voglio dire mettendo da parte Wanda, non è quello il ragionamento, però deve guardare dentro se stesso. Poi potrà chiedere consigli a Wanda, a chi vuole, non ha importanza, ma deve guardare dentro se stesso e da lì trovare la decisione e risolverla. No, per me lui deve entrare nello spogliatoio e capire come può essere accolto e come la cosa deve entrare lì dentro. Sentire, deve chiudere la porta alle spalle. Poi tutte le chiacchiere fuori non contano, esatto, niente. E si deve risolvere. E io penso che ci possa ancora fare. Spalletti ha detto una cosa profonda, che secondo me è una chiave di lettura. Lui ha detto 2 virgolette, che poi hanno spiegato per motivi di ordine pubblico, mica era Beirut San Siro nell'ultima partita, che mi viene un po' da sorridere. Spalletti ha detto una cosa che per me fa la differenza. 2 virgolette. Abbiamo apprezzato il fatto che Icardi si sia presentato a San Siro, avremmo ha pensato di più se si fosse presentato allo spogliatoio. Questo è il manifesto, no? Alle mie spalle questo manifesto fa la differenza sul tipo di discorso che stiamo cercando di fare. Nello spogliatoio poi dice: non siamo passati perché ci avevano detto motivi di ordine pubblico, mica c'erano i bombardamenti, ragazzi. Adesso poi, se dobbiamo spiegare le cose esattamente come Alfredo, vogliamo, ma era una cosa fresca, Alfredo, era una cosa troppo anche. Le cose fresche si risolvono, non si risolvono, le metti nel freezer e le risolvono. Alfredo, anch'io per esperienza ho vissuto dei momenti difficili nello spogliatoio, dove c'erano state grandi tensioni e anche degli schiaffi pesanti. Alla fine poi le cose si sono risolte. Quando c'è però veramente, lo schiaffo fa meno male, secondo me. Ho capito, però lo schiaffo lo risolvi 5 minuti dopo. Questa cosa qui è più grave. Ma ci sono delle situazioni mediatiche così eclatanti, così forti, che non è facile neanche affrontare. Saresti uscito da questa situazione mediatica se tu avessi avuto il buon senso e il buon gusto di prendere le distanze da chi ti ha fatto un danno clamoroso dentro casa tua, presentandoti il giorno dopo. Tu mediaticamente, ma è sempre tua moglie, devi essere un pochino, infatti, qui c'è anche il ruolo della moglie. Si torna al problema iniziale. Qui si torna al problema iniziale, che è quello che si diceva prima, cioè che Wanda ha molti ruoli, e logicamente in questo ruolo è
come fa Icardi, cioè io mi metto anche nei suoi panni, se io devo fare una marcia indietro in una certa situazione, ammesso che sia convinto di farla, è chiaro che metterei in grave imbarazzo, no, non la mia agente o il mio agente, mia moglie. E allora qui si torna all'origine, dall'origine di tutto. Ma il procuratore, cos'è il procuratore? Il procuratore è una persona di fiducia, un parente? Sì, può esserlo. Io mi ricordo il papà di Cacà, l'ingegner Bosco Leite, era un mago, era una persona anche di ottima cultura, faceva gli interessi di suo figlio, non era invadente, ma era un bell'osso. Era attento, sì, sì. Attenzione. Lì si compenetravano tante cose, ma non è scontato che questo accada. Cioè non è scontato che un tuo parente che ti vuole bene, che è tuo fratello, che è tua moglie, che, insomma, che ti sta molto vicino, ti vuole bene indiscutibilmente, sia capace poi anche di fare il tuo bene. Ma Bosco Leite non andava a raccontare quello che succedeva nello spogliatoio, non andava a dire i compagni del Milan sono scarsi e danno pochi palloni al mio figlio. Volevo ben dire quello. Certo, allora ci dobbiamo fermare.